Il Messina riparte contro il Potenza, una delle squadre più in forma a giudicare dalla Coppa. Ha vinto a Benevento, gruppo giovanissimo e mancherà il tifo organizzato. Ed è la nota più dolente perché mi spiace molto, so io quanto soffrono a non essere presenti, ma se il loro sentimento in questo momento è questo tipo di soluzione o di reazione, bisogna rispettarli e accettarli, anche se personalmente, che li conosco, so quanto possono essere turbati nel non essere presenti, però viviamo questo muro contro muro e accettiamo questa situazione. Per quanto riguarda i ragazzi, io sono fiduciosissimo perché sono ragazzi che hanno qualità soprattutto morale, hanno qualità nel volere dimostrare che l'essere stati presi a Messina è qualcosa di importante nel loro percorso di crescita e per il futuro. Cercando di dare un senso poi a quello che sarà la loro vita professionale, la loro vita calcistica. Ma sulle scelte degli uomini e di queste qualità che noi, di cui stiamo parlando, che quindi sono tecniche, fisiche, morali, io sono felice. Ho allenato un gruppo fino adesso molto, ma molto forte in questo senso. Sullo sfondo c'è il mercato, cercherete di rimpiazzare Franco e, se possibile, di inserire un altro elemento più esperto in attacco. Sì, così stiamo provando a chiudere tutti i cerchi per completare i doppioni per ogni ruolo. E invece, per quanto riguarda le trattative societarie, che sono il grande nodo che ha condizionato quest'estate, come avete visto il presidente, cosa vi ha detto? No, vabbè, queste sono situazioni che deve parlare il presidente, non sono attinente a un compito mio. Io ero rimasto perché sono rimasto perché c'era anche in atto questa situazione. È chiaro che si sta dilungando molto ed è quello che ha spazientito un po' i tifosi. E il mio auspicio è quello che possa esserci chiarezza nel più breve tempo possibile nel sapere dentro o fuori se andiamo avanti con Sciotto, quindi una linea, o se ci sono le condizioni per andare avanti eventualmente con. Posso dire questi americani? Sento dire americani, americano. E quindi in un senso o nell'altro spero che si risolva molto presto, ma è un problema che riguarda ora loro, dal momento che siamo partiti e ci siamo rimasti tutti dentro. Noi abbiamo il compito di fare molto bene calcisticamente, cercando di dare il meglio di noi, e loro hanno il compito di risolvere quanto prima, con estrema chiarezza, quello che sarà lo sviluppo leader è la condizione se dobbiamo convivere con due proprietari o andare avanti con Sciotto.